Bentornati a Feminas, l'ospite di oggi è Francesca Del Rio, insegnante di sostegno ma soprattutto dirigente rosa del movimento Pastori Sardi. Francesca, ci siamo lasciati poco prima della pubblicità raccontando quelle che sono state delle esperienze molto forti, negative nella tua Sì. vita, che però, come dicevi, non vengono mai senza una ragione, hanno sempre poi, diciamo, un risvolto e comunque rappresentano una ragione di crescita. Già, anche se la più drammatica, che è avvenuta il 24 aprile del 1995, è la morte di mio fratello, quel fratello di cui ho parlato all'inizio, che a causa di un incidente stradale è andato via insieme a mio cugino. Mio fratello doveva compiere 20 anni e mio cugino ne aveva appena compiuto 21. Non so quanto un'esperienza del genere possa avere degli aspetti positivi, perché purtroppo davanti alla morte dobbiamo abbassare la testa. Allora, forse ne esci fuori corazzata da un'esperienza del genere, di questo tipo. A noi ha devastato. Mio padre diceva sempre: abbiamo le fondamenta al posto del tetto, il tetto a fondamenta, cioè nel senso che ci aveva Tutto proprio capovolto. capovolto tutto. Sono stati anni tremendi, ti dirò che sono passati quasi 16 anni e ancora io non ho metabolizzato questa cosa. E da allora è cambiato tutto. Io faccio sempre questo esempio. Come che mi abbiano tagliato una gamba. A camminare riprendi con l'aiuto di una stampella, con l'aiuto di varie cose riprendi a camminare, però a correre come prima non è più possibile. Credimi che io ero una ragazza solare, le risate di un tempo io non le ho più fatte, non mi appartengono più. Ci so stare in compagnia adesso, ma dopo tanti anni. Io ho vissuto un lutto stretto che stava anche danneggiando in parte la mia famiglia perché insomma eravamo quasi chiusi dentro casa. Poi nel 97 ho sentito la necessità di fare un dono ai miei genitori, oltre che a me, a mio marito, alla mia famiglia, ma anche ai miei genitori che si stavano lasciando andare. E quindi è nata la mia terza figlia. Che ha il nome di mio fratello, si chiama Gonaria come lui, ed è lei che è stata lo stimolo un po' per la ripresa dei miei genitori. Sembrava nata quasi consapevole di questo ruolo, e tutt'oggi li sprona, è capace di farli reagire come lei vuole. E diciamo che anche la nascita di questa bambina, che comunque ha iniziato, ecco, questo processo di ripresa, di leggera ripresa, però non è bastato. Poi nel 2001 ho avuto un grosso problema di salute e lì mi sono resa conto che qualsiasi momento può capitare di tutto. E che ai miei figli non stavo dando nulla come genitore in quel momento, invece avevo il dovere di farlo. E allora un po' anche mi sono fatta aiutare, ho cercato di riprendere in mano la mia vita. E quindi diciamo che dopo pochi anni ho preso un'altra maturità, la maturità di dirigente di comunità, con il desiderio di riscrivermi all'università. È un desiderio ancora parcheggiato in un cassetto, perché per ovvi motivi non ha. Però diciamo è stato l'input per iniziare. Poi ho fatto il passaggio in quello stesso anno, appunto dalla scuola materna alla scuola elementare, insomma, ho cercato di rimpostare la mia vita e quella della mia famiglia. E tutto sommato, insomma, Ce l'hai sta fatta. andando avanti, sì, stiamo Certo, andando vedi, la tua avanti. storia è molto significativa e importante perché comunque rappresenta proprio il modo di riuscire a combattere contro situazioni a volte più grandi di noi e di riuscire a uscirne in un certo senso vincitrice anche davanti veramente a fatti molto duri. E infatti penso che, correggimi se sbaglio, che questa tua caratteristica sia venuta fuori anche nel momento in cui hai sposato la causa del movimento Pastori, che comunque si trattava di reagire in una situazione abbastanza difficile e tu ti sei messa in prima linea. E
e continui ad avere sempre in borsa la mitica sempre bandana. La bandana del movimento Pastori, sempre. Ma questo non nasce per caso, anche perché i tuoi genitori hanno vi hanno lasciato praticamente l'azienda. Allora, nasce perché io sono figlia e moglie di pastore. Nasce perché sono attaccata alla mia terra e in questi ultimi anni stiamo vivendo una situazione molto particolare. Stiamo vedendo il lavoro dei nostri uomini, che è un lavoro di tutto il giorno e di tutti i giorni dell'anno, quasi vanificato, perché nonostante lavorino, si spezzino la schiena tutti i giorni, quasi quasi quello che producono a fatica basta a sostentamento della famiglia. E quindi non possiamo permettere, ecco, che il lavoro di generazioni a volte possa andare così, in fumo, vanificato. Poi c'è anche un'altra motivazione. Io con mio fratello avevamo dei progetti per la nostra azienda. E sento anche questo come dovere di portarli avanti anche per lui. Poi la mia azienda rappresenta in parte il mio passato, perché i miei genitori hanno lavorato per acquistare quello che poi io ho ereditato. Il mio presente, perché mio marito lo stesso è uno che lavora, che si dà da fare da mattina a notte, e rappresenta anche il mio futuro, perché avendo 3 figli, oggigiorno lo sappiamo tutti, la crisi del lavoro è generale, quindi un punto di partenza comunque ce l'hanno. Pur puntando sulla formazione dei miei figli, perché ci tengo tantissimo e loro, grazie a Dio, ecco, hanno intenzione di continuare anche sul piano degli studi, però hanno un attaccamento grandissimo che forse sia i nonni che noi genitori siamo riusciti a trasmettere loro. Quindi praticamente diciamo la più grande sta all'università. Sì. Invece Angelo. Angelo quest'anno si diploma all'Istituto Agrario, poi c'è Gonaria, appunto, che quest'anno termina la scuola media e si è iscritta al liceo scientifico. E tutti e tre molto attaccati. E ti dirò che c'è Vania che quando telefona: beh, come va? Babbo, come sta? E beh, in campagna com'è andata? La fattrice ha partorito? Il bestiame da dov'è? In quale tipo di campagna? Mio figlio ugualmente il pomeriggio va a scuola, in campagna il pomeriggio dopo che rientra dalla scuola, di mattina, sabato e la domenica accompagna il padre da presto e via dicendo. Insomma, sono tutti praticamente, vivono questa vostra passione. Sì, sì, perché è un lavoro ed è anche una passione. E quindi, insomma, ci tengo tantissimo che vada avanti. E purtroppo la politica attuale e un po' anche famosi sindacati che in qualche modo ci avrebbero dovuto tutelare non sono stati all'altezza di difendere il settore, e allora i pastori per la prima volta sono scesi in campo in modo numeroso. In campo erano scesi già dal 90 il movimento Pastori, però quest'anno in un modo diverso, molto più compatto, e soprattutto le manifestazioni si sono susseguite per tutto l'anno, e laddove non sono potuti andare gli uomini hanno avuto un gran coraggio, una gran determinazione le donne. Io sono una delle donne del movimento. Ma infatti è questo che ha sorpreso, visto che comunque Feminas, questo programma, mette proprio in relazione la donna con la società, la cultura e la storia sarda. Noi comunque siamo figlie di una società matriarcale, dove era un po' la donna che gestiva il focolare, infatti, soprattutto quando il marito partiva per la transumanza. Quindi voi siete state proprio la donna ha rispolverato questo suo avete ruolo. Avete rispolverato questo ruolo proprio. Di coloro che gestiscono quando non solo quando il marito non c'è, ma che comunque vanno in prima linea insieme ai mariti. E quest'anno, guarda, le donne sono state fantastiche. Ma tutte, cioè proprio decise a difendere la loro famiglia, perché dal nostro lavoro dipendono le nostre famiglie. Ed è stato davvero in alcuni momenti anche emozionante. Io c'ero dalla prima manifestazione da quella di Elmas all'ultima, insomma,
all'incontro col Papa. Ma come è stata vista la presenza? Ha un po' lasciato sorpresi in alcuni casi la presenza delle donne, quasi come se ci si fosse dimenticati appunto di questo substrato matriarcale che in realtà la Sardegna ha. Quali sì, sono state fondo, le difficoltà, i dubbi? Allora, in fondo nel nostro settore la donna ha sempre avuto un gran rispetto da parte dell'uomo, perché l'uomo riconosce il ruolo della donna all'interno della famiglia e quindi anche in questa circostanza, ma io credo che gli uomini non si siano, anzi abbiano apprezzato tantissimo quello che le donne stanno facendo. Sono sicura che l'altro giorno per esempio avevamo un'assemblea oliena, io un po' li ho richiamati gli uomini, ci ho detto ho detto a un gruppetto, le vostre mogli dove sono? Mi fate la cortesia di tirare le orecchie a loro e costringerle un pochino a scendere in campo, quelle che ancora non lo hanno fatto, però era così giusto perché la presenza femminile, ma se tu hai notato ormai scendiamo famiglie intere, anche noi quando ci spostiamo, io, mio marito, i miei figli, ma come noi tantissime persone, nelle varie manifestazioni tra cui quella brutta di ottobre del 2010 dove ci sono stati Taferulli a Cagliari, vedevi donne con i passeggini, perché il problema è sentito, condiviso e subito da tutti, dalla famiglia intera. Incredibile questo. Ascolta Francesca, siamo in chiusura, quindi l'ultima cosa che ti chiedo è una tua riflessione proprio in merito a quella che è stata un po' la tua esperienza e quello che poi tu vedi e vivi tutti i giorni, sulla figura della donna in Sardegna oggi. Allora, la donna sarda, sarò campanilista, mi piace il nome della tua trasmissione, Feminas. Da noi quando si dice una femmina, questo termine racchiude tante qualità che sono appunto quella del coraggio, quella di riuscire di essere il fulcro della famiglia, perché là dove c'è una donna, anche se dovesse rimanere sola, riesce a tenere la famiglia unita, e la donna oggi sa affrontare qualsiasi situazione, e quindi io sono fiera delle donne sarde, sono contenta del ruolo che hanno sempre avuto nella nostra società. Non potevi scegliere parole migliori. Grazie. Io ringrazio te Francesca per essere stata nostra ospite, ringraziamo i telespettatori di Telesassari, Roberto Achenza per le riprese, l'appuntamento ovviamente è per mercoledì prossimo con un'altra puntata di Feminas e un'altra donna che si racconta per noi. Ci dà il suo sonno.